dimentica lo stress e lasciati catturare da un'esperienza irripetibile. Il trattamento Shirodhara renderà i tuoi capelli forti e luminosi, grazie a un filo di olio tiepido dolce e costante, accompagnato da un lento e rilassante massaggio. Da noi trovi solo prodotti di origine biologica, ricavati da piante e fiori. Niente siliconi, petrolio e derivati o coloranti artificiali. Extro ti aspetta a Casteggio, in Viale Giulietti 23. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. L'Italia del Rispetto scende in piazza con un banchetto per distribuire volantini e consegnare guanti e palette, nella speranza di sensibilizzare quei cittadini un po' anarchici che tendono a sporcare i marciapiedi, soprattutto con i bisogni dei loro cani. Ma secondo lei, Voghera quanto è pulita da 1 a 10? Diciamo 5, perché io vedo che c'è sempre sporco. Difatti quando io vado molto a piedi devo sempre guardare per terra invece di guardare la gente per non pestare la merda dei cani. Di chi è la responsabilità secondo lei? È la responsabilità del padrone del cane, se ce l'hai devi saperlo gestire. L'unica cosa che non ho ancora capito perché non c'è mai nessuno che fa le multe. E mi sono trovata un giorno sotto i portici, questo che è un racconto, che c'era la dipendente del comune che stava pulendo, è passata una signora col cane, ha sporcato e è andata via, al che la dipendente l'ha chiamata indietro, gli ha detto: signora, guarda che il cane ha sporcato, deve tirarlo su, è lei che sta facendo le pulizie, la pagano, io no. Questa è la risposta, io ero presente. D'altra parte mi ha detto: non posso dire niente, fa perché vado nei guai io. È tutto lì. 6. Come mai? È perché, come dici tu, alcuni con i cani non prendono il sacchetto e lasciano sporco. Però come pulizia generale è abbastanza pulita, ecco, a livello solo di cani. Di chi è il merito secondo lei? Dei cittadini? La disciplina del padrone che non sa avere rispetto per gli altri. Città pulita sono quelli che puliscono la spazzatura, gli spazzini che raccolgono le foglie, che puliscono le strade. E io come volontario della protezione civile vedo queste cose qua. Ma merda di cane da tutte parti. Lei che ha un cane, cosa ne pensa di quelle persone che invece lasciano i bisogni del proprio cane in giro per le strade? Sono più sporco loro che i cani, e il cane non c'entra niente. Quindi lei è una che va sempre in giro munita di palettini? Sì. Porta la carta e quando non ti sporca la prende. Vengono a cagare i cani fino avanti alla porta, io abito lì, la pizzeria. Quindi molto spesso ha trovato bisogni di altri cani? Sì. Ma secondo lei questo è uno dei problemi principali della città o ce ne sono altri più importanti? Ce ne sono tanti.